Come ci ricorda Lumen Gentium, la vita consacrata appartiene, usa l'avverbio in concusse, cioè costitutivamente, alla vita della Chiesa. Ma qual è lo specifico, il proprio della vita consacrata? Tema complesso, molto complesso. Secondo la tradizione ecclesiale, il proprium, lo specifico della vita consacrata, è la ripresentazione della forma di vita di Cristo Gesù. Però è nata subito l'obiezione, ma questa ripresentazione è la vocazione di ogni battezzato. E allora sempre la tradizione ecclesiale ha detto sì, è vero, e allora il proprio, uno specifico, è la radicalità di questa ripresentazione della forma di vita di Cristo Gesù. Radicalità garantita dalla professione dei consigli evangelici. Povertà, castità, obbedienza. Poi è arrivato Papa Francesco e ha sparigliato le carte. Ha un po' rotto con questa tradizione ecclesiale, affermando che la radicalità deve essere la caratteristica di ogni vissuto di sequela. E allora? E allora, dice il Papa, il proprium, lo specifico della vita consacrata, è la profezia. E in che cosa consiste questa profezia? Dai suoi interventi, dagli interventi del dicastero, emerge questo. La vita consacrata è profetica, nel senso che è chiamata a svegliare il mondo, a svegliarlo dalla tristezza, dalla logica individualistica, dalla frammentazione, dalla indifferenza e da ogni forma di utilitarismo. Attraverso quali vie si compie questa dimensione della vita consacrata, che è il suo proprio, il suo specifico? Direi fondamentalmente attraverso una duplice testimonianza. La testimonianza della gioia e la testimonianza della comunione. La testimonianza della gioia. La gioia, potremmo dire, è un albero che produce tanti frutti buoni e che si nutre attraverso una triplice radice. La prima radice della gioia cristiana, della gioia piena, è una promessa, la promessa di Gesù, che essendo Dio, quando promette, mantiene. E la promessa è: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Gesù è sempre con noi. Non come vorrei io, ma come vuole Lui, a modo suo, che poi è l'unico modo per tenere insieme la nostra libertà e il suo amore per noi. Gesù è sempre con noi, perché gli importa di me, della mia vita. Per Lui sono importante. Gesù è sempre con noi, non nel senso che mi salva, lo abbiamo sentito, dalla tempesta, ma nel senso che mi salva nella tempesta. Non mi risparmia la tempesta,
ma impedisce alla tempesta di schiacciarmi. Ecco la promessa, che costituisce in qualche modo la prima radice della gioia cristiana, della gioia piena, della gioia vera. La seconda radice è l'obbedienza alla parola di Gesù e più specificamente l'obbedienza al comandamento nuovo, al suo comandamento. Come io vi ho amati, così amatevi gli uni gli altri. E amare in senso cristiano non è innanzitutto sentire, emozionarsi, amare in senso cristiano è innanzitutto dare la vita perché altri abbia vita. È innanzitutto aiutare l'altro a scoprire e a realizzare il suo vero bene. È innanzitutto aiutare l'altro a pensare in grande e a volare lontano. È innanzitutto aiutare l'altro a diventare il meglio che può diventare. E poi c'è la terza radice di quell'albero ricco di frutti buoni che è la gioia cristiana. E la terza radice è la tensione da custodire con fedeltà tra ciò che Gesù ha fatto per noi, ha dato la sua vita perché potessimo vivere liberi dal nostro io prepotente ed egoista e così avere vita vera, vita bella, vita buona, vita realizzata, vita consistente. Dicevo, la terza radice della gioia cristiana è la tensione da custodire con fedeltà tra la memoria di ciò che Gesù ha fatto per noi e la speranza di poter un giorno sperimentare la piena e definitiva comunione con Lui, quella che l'Apostolo Paolo ha così efficacemente descritto: occhio umano non vide, né orecchio udì, né mai entrato in cuore di uomo ciò che Dio ha preparato per coloro che lo amano. E poi dicevo la seconda via per vivere la dimensione profetica, per vivere questo svegliare il mondo, è la testimonianza della comunione. Comunione innanzitutto all'interno della comunità di appartenenza, che forse è la comunione più difficile da praticare. Una volta si diceva, ma forse si dice ancora oggi, e se non lo si dice magari si continua a pensarlo, vita communis, mea maxima penitentia. Ma non è il modo giusto, secondo me, di rapportarsi alla vita comune, che certo può risultare in alcuni momenti assai faticosa, ma se vissuta in un certo modo diventa occasione di crescita umana e cristiana. Dice il Vangelo di questa domenica, li mandò a due, perché non si deprimessero nell'insuccesso, non si esaltassero nel successo, praticassero la correzione fraterna, ma soprattutto perché Gesù sapeva bene che il primo annuncio è la testimonianza dell'amore. Se io annuncio che Dio è amore, ma poi non pratico la comunione, il mio annuncio che credibilità ha? Nessuna, nessuna. Se una ragazza di nascosto entrasse nella vostra comunità, in una delle vostre comunità, e osservasse la vostra vita quotidiana, noterebbe questa tensione, quantomeno, verso la comunione, verso una vita fraterna, autenticamente fraterna. Ciascuno risponda in cuor suo,
individualmente ma anche a livello comunitario. E poi comunione con la Chiesa locale, nelle sue varie articolazioni, in modo che le relazioni siano mutue e non mute, come a volte accade. E poi la comunione con i fratelli e le sorelle che si incontrano nel cammino della vita, specie gli ultimi, gli emarginati, gli scartati. Ecco, cari fratelli e sorelle, cara Suor Blandin, chiediamo veramente al Signore che ci aiuti a praticare questa duplice testimonianza della gioia e della comunione. E allora saremo tutti profeti, ed è di questa profezia che oggi la Chiesa ha urgente bisogno. Amen. Ricorderete il Vangelo di domenica scorsa, Gesù che viene contestato nella sinagoga di Nazaret. E anziché avvilirsi, riprende il suo cammino, dice il Vangelo nel versetto immediatamente precedente, quelli che sono stati ora proclamati, percorrendo i villaggi e insegnando. Però Gesù non vuole fare tutto da sé e inizia così a coinvolgere nell'annuncio, nella sua missione, il gruppo degli apostoli. Dice il Vangelo di oggi: in quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli, mandare apostello in greco, da cui deriva apostolo, mandato, inviato. L'apostolo non è uno che si autoinvia, che si autoconvoca, eh? È un mandato, è un inviato dal Signore. E in questo brano di Vangelo, se ci avete fatto caso, Gesù non si sofferma tanto sul contenuto dell'annuncio. Sì, ne parla brevissimamente, l'annuncio è sempre lo stesso, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Ma qui Gesù si sofferma nel dettaglio, non sul contenuto dell'annuncio, ma sullo stile dell'annuncio, perché sa che soltanto se c'è un certo stile, quell'annuncio sarà un annuncio credibile, sarà un annuncio affidabile. E indica, ripeto, in modo dettagliato lo stile di questo annuncio. La comunione, come dire, l'indipendenza dai mezzi umani, l'affrancarsi dalle regole della purità rituale, il rispetto della libertà altrui, la disponibilità ad affrontare l'insuccesso, la cura. Le vediamo così in modo molto, molto sintetico. Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due, perché non si deprimano nell'insuccesso, non si esaltino nel successo, pratichino la correzione fraterna e soprattutto perché sa che l'annuncio Dio è amore è credibile soltanto se ci amiamo tra di noi. Se io dico e annuncio Dio è amore, ma sono incapace di custodire relazioni fraterne con l'altro che mi è accanto,
Che credibilità avrà il mio annuncio? Che affidabilità avrà il mio annuncio? Nessuna. A due, la comunione. Primo elemento dello stile del discepolo. Le nostre comunità cristiane sono così. Testimoniano questo amore reciproco, perché se non lo testimoniano sono una pietra d'inciampo all'incontro con il Signore Gesù. E ordinò loro, è l'unica volta in cui viene usato questo verbo, ordinare. Se ordina è perché incontra delle resistenze. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. I poveri avevano una sola tunica, solo i ricchi avevano la tunica di riserva. Quindi portare con sé il bastone e i sandali, l'essenziale per il viaggio, per camminare. Come ha fatto sempre Gesù, non si è mai fermato, ha sempre camminato. E di non prendere né pane, né sacca, eccetera, eccetera. Cioè a dire, di non confidare nei mezzi umani, che sono importanti, le strutture, i programmi certamente sono importanti, però a volte rischiano di diventare fine a se stessi. E il rischio qual è? È quello di confidare più nella forza di questi mezzi umani che non nella forza della parola di Gesù, che dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, è potenza di Dio. Quindi attenzione. Se date troppo peso ai programmi, alle strutture, finirete per confidare più nella forza di questa realtà che non nella forza della parola di Gesù, che è potenza di Dio. Attenzione. Quindi l'indipendenza dai mezzi umani, ecco il secondo elemento dello stile del discepolo. E diceva loro, dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Quando un ebreo andava in viaggio, si faceva ospitare da un altro ebreo, non da un pagano, e possibilmente da un ebreo osservante, cioè da un ebreo che praticava le regole della purità rituale, le regole del puro e dell'impuro, per essere tranquillo. Dice basta con queste cose, basta con queste cose. In qualunque casa entriate, di un ebreo, di un non ebreo, lasciate perdere tutte queste regole che sono regole di uomini e servono soltanto a dividere gli uomini. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene, scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Qui si rifà ad una prassi, quando un ebreo rientrava nella terra promessa da una terra pagana, scuoteva i sandali per non portare in terra promessa neanche la polvere della terra pagana, che era polvere impura. Che cosa vuol dire Gesù? Vuol dire che occorre rispettare la libertà dell'altro. La fede non si deve mai imporre. Imporre la fede è tradire il Vangelo, è tradire Gesù. E poi vi dicevo la disponibilità ad affrontare l'insuccesso. Ma questo insuccesso l'ha affrontato per primo Gesù. Com'è morto Gesù? È morto solo, abbandonato, senza più discepoli, senza che nessuno si prendesse cura di lui. Questa è stata la sorte del maestro. E il discepolo vuole avere una sorte diversa? Ci saranno successi e insuccessi. Non occorre esaltarsi di fronte al successo, né deprimersi di fronte all'insuccesso. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Ecco il contenuto dell'annuncio.
due parole. E poi riprende con lo stile. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. La cura del prossimo. Se io dico a qualcuno che è nel bisogno, materiale, spirituale, non importa, Dio ti ama, ma non mi prendo cura di lui, che credibilità avranno le mie parole? Che affidabilità avranno le mie parole? Nessuna credibilità, nessuna affidabilità. Solo la cura dell'altro rende credibile il mio annuncio che Dio è amore, che Dio vuole bene a ciascuno di noi, che Dio si prende cura di ciascuno di noi, che a Dio noi importiamo. Ciascuno di noi è importante per Lui. Ma resterebbero solo parole se non fossero accompagnate appunto da una testimonianza di cura. Ecco, cari fratelli e sorelle, da molti decenni la Chiesa, nei suoi tanti convegni, si occupa del come predicare. Evangelizzazione, nuova evangelizzazione, missione. È meno attenta al come vivere ciò che si predica, che invece è la cosa fondamentale. La parola, come dire, seducente attrae e meraviglia, però non converte nessuno. Perché? Perché, come dire, soddisfa gli orecchi, ma non penetra nel cuore. Penetra nel cuore quando è accompagnata da comportamenti coerenti, da una vita autenticamente cristiana. E la vita cristiana, come dire, non è innanzitutto una dottrina, non è innanzitutto una idea, non è innanzitutto una spiritualità terapeutica, non è innanzitutto una religione finalizzata alla cura dell'io. La vita cristiana è una vita umana che prende a modello la vita stessa di Gesù, che si conforma alla vita di Gesù, che ha praticato questo stile che chiede ai suoi discepoli di praticare, perché solo questo stile renderà credibile l'annuncio. Chiediamo allora a Maria Santissima che ci accompagni in questo cammino di sequela del Signore Gesù, attenti non solo a come annunciamo, ma a come viviamo ciò che annunciamo. Amen. Avete ascoltato la prima lettura tratta dal primo libro dei Re. Ebbene, molti teologi e molti maestri di vita spirituale, soprattutto nei secoli passati, hanno visto in questa nuvoletta, hanno visto l'immagine di Maria. E nella pioggia che scaturisce da questa nuvoletta hanno visto l'immagine di Gesù. E nella terra arida che la pioggia bagna, rendendola feconda, rendendola grembo di vita, hanno visto l'umanità, hanno visto ciascuno di noi. È una lettura certamente molto interessante e che ci offre qualche spunto di riflessione. Nel senso cioè che se accogliamo Gesù nella nostra vita come la terra arida accoglie la pioggia, ecco, se accogliamo Gesù nella nostra vita avremo luce e forza, quella luce e quella forza che non abbiamo in noi, avremo luce e forza per vivere il comandamento di Gesù,
il suo comandamento, il nuovo comandamento: come io vi ho amati, così amatevi gli uni gli altri. E amandoci reciprocamente realizzeremo la nostra identità. Siamo esseri fatti per amare ed essere amati, e avremo così vita vera, vita bella, vita buona. Già qua sulla terra, anticipo della vita che non conosce tramonto, che tutti ci attende quando usciremo dalla scena stupenda e drammatica di questa terra. Amare in senso cristiano non è innanzitutto sentire, emozionarsi. Amare in senso cristiano è innanzitutto dare la propria vita perché altri abbia vita. È innanzitutto aiutare l'altro a scoprire e a realizzare il suo vero bene. È innanzitutto aiutare l'altro a diventare il meglio che può diventare. È innanzitutto aiutare l'altro a pensare in grande e a volare lontano. Ecco cos'è amare in senso cristiano. Ed è, ripeto, questo amore che ci consente di realizzare la nostra identità. Siamo esseri fatti per amare ed essere amati. E questa identità da che cosa la ricaviamo? La ricaviamo certamente dalla parola di Dio, libro della Genesi: l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Dio è comunione d'amore di tre persone. Se siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, allora vuol dire che siamo essere di relazione, che si realizzano nella relazione. E poi questa nostra identità di essere fatti per amare ed essere amati la ricaviamo dalle relazioni fondamentali che costituiscono il nostro quotidiano: la relazione genitoriale, la relazione filiale, la relazione fraterna, la relazione amicale, la relazione uomo-donna. Tutte queste relazioni ci dicono di questa identità. Siamo esseri fatti per amare ed essere amati. E allora, accogliendo Gesù, avremo quella luce e quella forza che ci consente di realizzare questa nostra identità e quindi ci consente di fare esperienza di felicità, di quella felicità che è possibile qua, sulla faccia della terra. Non solo. Accogliendo Gesù e quindi accogliendo luce e forza per amarci reciprocamente, noi realizzeremo la parola di Gesù che dice: da questo conosceranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. E allora è bene domandarsi anche a livello di comunità: ma la nostra comunità è una comunità che testimonia questo amore reciproco tra i suoi membri? Perché se manca questa testimonianza, allora la comunità diventa una comunità controtestimoniante, diventa una comunità che anziché favorire, ostacola l'incontro con il Signore Gesù. Questi alcuni pensieri che possiamo ricavare dalla prima lettura. E poi avete sentito il Vangelo. Gesù che affida Maria come madre a Giovanni e in Giovanni la affida come madre alla Chiesa, a noi, oggi. E come guarda una madre? Maria, essendo madre, ci guarda con tenerezza, con amore, con misericordia. Ecco, quando siamo scoraggiati, quando siamo stanchi, quando siamo schiacciati dai problemi della vita, guardiamo a Maria, che dice al nostro cuore: forza figlio, io sono con te e ti sostengo. Quando siamo presi dal peso delle nostre fragilità, dei nostri peccati, guardiamo a Maria, che dice al nostro cuore: alzati, vai da mio figlio Gesù e farai esperienza di accoglienza, farai esperienza di misericordia,
farei esperienza di una forza nuova che ti viene donata perché tu possa riprendere il cammino. Ecco, cari fratelli e sorelle, che questa festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo sia l'occasione per rinnovare la nostra fiducia nella Vergine Madre, perché la possiamo accogliere nella nostra vita, la possiamo prendere come compagna del nostro viaggio e così giungeremo sicuri al sospirato porto della salvezza, che è Cristo Gesù. Amen.